Sì, è un viaggio proprio verso il futuro insieme. E li vedete, 47 straordinari, meravigliosi bambine e bambini, tre classi disegnatori di futuro, due quinte primarie, una prima media e un team di bellissimi, sorridenti docenti. Noi invece stiamo sparpagliati online, fino almeno a questo momento è stato possibile questo. Ma siamo presenti ogni giovedì mattina, con me che curo le architetture partecipative, cioè Carmen Ines Tarantino ed Erika Stolfi, che sono levatrici, no? Di co-creazione emozionale e di contenuti. Poi Piazsoft, Paolo Licelli, che è l'anima del pensiero digitale e computazionale, è un gruppo molto più vasto, che insomma dovete scoprire sul sito. Noi ci siamo su quelle LIM delle aule, in ogni PC dei bambini che vedete stanno in aula col PC aperto e interagiscono direttamente. Quindi dovete immaginare una comunità completamente connessa in presenza sulla stessa piattaforma digitale. E poi ci sono fogli di carta fuori misura sulle nostre scrivanie, pennarelli, grandi superfici digitali. E il venerdì pomeriggio bambini e genitori sono insieme da casa, collegati. E insieme inventano, creano, raccontano e poi si formano insieme con i docenti sulla linea delle competenze digitali. Bene, questi bambini da dicembre hanno iniziato l'invenzione orale di una storia volando insieme dalle loro stanze verso il 2035 in alto, sopra il Cucuzzo. Nelle classi, sostanzialmente, sono stati aiutati in questo volo da poeti lunari, innovatori, scienziati, creativi, giornalisti, per ritrovare quella favorevole coesione fra immaginazione, curiosità, gioco, studio, realtà, lungo le tracce di una cosa che abbiamo tentato di chiamare, senza arrossire troppo, un nuovo umanesimo digitale. Qual è il senso di questa storia? Inverare la fantastica, che è una materia che ci ha insegnato Rodari, che è così, una vera e propria materia scolastica, però finalizzata a una cosa concreta, scoprire il tesoro vero che abbiamo davanti agli occhi e rendere vera un'invenzione dell'immaginazione. Perché ora, alla fine della storia, solo ora, sappiamo che la missione comune da costruire nella realtà ha un preciso obiettivo a Potenza, che dalla dimensione fantastica deve andare in realtà, recuperare il nostro tempo perduto. Quindi possiamo inventare insieme delle cose, ma devono diventare vere e si partecipa per realizzare la propria vita anche in un piccolissimo pezzo. Ci aspettano 50 giorni circa di navigazione e noi siamo pronti con la comunità.